Grande partecipazione a Castelvetra sul Calore per il terzo trofeo Castrum Veteris, gara regionale di 12 più 12 tiro di campagna, che si è svolta presso l'azienda agricola Novellino De Vito. Alla kermesse organizzata dalla società degli arcieri del Vecchio Castello hanno partecipato circa 50 arcieri da tutto il sud Italia. La gara era valevole per la qualificazione ai campionati italiani e per la Coppa delle Regioni. È proprio da questo appuntamento che lo staff tecnico irpino valuterà chi rappresenterà la squadra campana alla prossima Coppa Italia delle Regioni, che si disputerà presso i templi di Bestum a fine giugno. A trionfare sono state per la categoria olimpico nel femminile Giovanna Smeraldo degli arcieri Enrichi Salerno, per la maschile Antonio Russo degli arcieri Normanni Aversa. Per l'arco nudo senior vince Francesco Carrasco dell'Arco Club Napoli e nella femminile a vincere la padrona di casa Evelina Cataldo degli arcieri del Vecchio Castello. Tommaso Indaco dell'arcieri Normanni Aversa vince per la categoria arco compound. Per la femminile a salire sul gradino più alto del podio è stata Caterina Meo dell'Arco Club Napoli. Per l'arco longbow senior maschile, prima piazza per Massimo Andreozzi degli arcieri del Toderus. Per la femminile vince la Scanu, sempre degli arcieri del Toderus. La squadra invece degli arcieri del Mare di Termoli si porta a casa il master maschile compound con Maurizio Flocco. Per le donne invece vince l'Irpina Madrena Giuri, che fa parte della squadra degli arcieri della Stella di Rotondi.